io saluto Angelo Ciavarella, che trovo con molto piacere, blinkconcept.com, grazie per essere con noi Angelo, e ben trovato da Londra sempre, giusto? Ciao Manuela, buongiorno a te, un buongiorno a tutte le persone che seguono le Fonti TV. Sì, siamo un po' che non ci sentivamo, ci siamo ritrovati, sempre Londra, sono stati dopo ben 13 anni dalla City per arrivare a Mayfair, quartiere di società, diciamo, finanziarie, hedge fund, investment, oltre a City, diciamo, il quartiere proprio dietro nel cuore di Londra, tra, per capirci, Oxford Street, Piccadilly, Hyde Park e Harrods, proprio nel cuore della capitale londinese, dove, come saprai, non ci sono più restrizioni. Ecco, infatti volevo arrivare proprio lì, visto che abbiamo accennato alle difficoltà che stanno ancora respirando i mercati, no? La prima è sicuramente sempre quella della pandemia e delle restrizioni. Com'è la situazione lì? Te l'avrei proprio chiesto tra un istante, prego. Ma guarda Manuela, qui quando viene adesso... hanno tolto tutti i tipi di test all'ingresso nel Regno Unito. Per venire già all'Italia, per esempio, non devi fare nessun tipo di test né prima di venire né quando, prima c'è il test and release, dopo 2 giorni, non devi fare neanche più quello, solo richiesto all'Italia il test per rientrare, che dovrebbe togliere tra un mesetto circa. Qui dal 21 di gennaio non ci sono più nessun tipo di restrizioni, tolto qualsiasi forma di restrizioni, casi che siano stabilizzati dagli 80.000 giorno, la sensazione a livello globale che l'Omicron ci si convive, per fortuna non è così incisiva rispetto all'alfa e alla beta, alle precedenti varianti, poche ospedalizzazioni, ancora meno decessi. Gli inglesi molto pragmaticamente hanno scelto di conviverci, hanno messo qualche restrizione quando è esplosa a novembre. Ma da lì hanno tolto tutto, e c'è stata grande polemica anche all'interno del Parlamento inglese, perché gli inglesi, diciamo, non piacciono molto le restrizioni. Boris Johnson aveva approvato ulteriori restrizioni, molti avevano sotto il muso, adesso ha tolto tutto a Londra e ci si convive in maniera, diciamo, abbastanza strutturata a Londra. Ok, allora Angelo, restando ancora sulla view dei mercati, che comunque si è già aperta con questa panoramica rispetto a quella che è la situazione relativa alla pandemia, quali altri market mover stanno influenzando direttamente il nostro mercato, che oggi comunque, parliamo delle contrattazioni europee, sta dando una performance decisamente tonica, insomma, diciamo che però la volatilità la fa un po' da padrone, quindi prima dicevamo è un mercato che non annoia sicuramente, ma al contempo che preoccupa anche, no, per certi aspetti. Ma sì, è un mercato molto diverso da quello del 2021, dove l'S&P 500 ha fatto 67 nuovi record in un anno di circa 200 giorni di contrattazioni. Evidente come l'anno scorso andava solo comprando in mercato, ma più che altro perché era molto forte. Quest'anno diciamo che invece è cambiato tutto da inizio anno, proprio perché è cambiato un po', diciamo, il driver. Quest'anno è diventata l'inflazione, lo era anche l'anno scorso i mercati, diciamo, chiudere più o meno sui massimi. Partito il nuovo anno, Fed, inflazione hanno preso un pochino il primo piano, mercati altamente volatili sono crollati, più che azioni in realtà. Io mi guarderei sempre, come sempre, il driver sono i bond, è sceso sensibilmente il T-note decennale americano, crollato il bund tedesco, il che vuol dire che sono volati i rendimenti, scesi i prezzi, volati i rendimenti. Anche il decennale italiano purtroppo è tornato sopra 1,8, sta ai suoi livelli praticamente quasi pre-Covid. La Grecia, anche il rendimento della Grecia è salito tantissimo, la borsa italiana ha accusato un po' questo, ovviamente. Per adesso, oggi, grande giornata di spolvero per l'Europa. Io continuo a ritenere che l'Italia, l'Europa, sia da preferire all'America per la prima volta dopo tanti anni. È notizia proprio di oggi che il più grande pension fund australiano, con 245 miliardi di asset, per capirci, più di quello che prendiamo noi dall'Europa nel complesso, vorrà investire, vende circa 28 miliardi per comprare azioni europee. La rotazione in atto, qualche performance per far capire un po' come quest'anno è cambiato. C'è una rotazione in atto significativa,
Facebook, PayPal da inizio anno sta facendo oltre meno 30 punti percentuali. Dall'altra parte dello spettro ci sono gli energetici, una delle più grandi società al mondo, ExxonMobil, che fa addirittura, segna oltre 30 punti percentuali. Quindi c'è un grande, come dire, una grande discrepanza tra le performance delle tech, che hanno fatto così bene fino all'anno scorso, e quest'anno è la riscossa degli energetici, finanziari, assicurativi, industriali. L'Italia finalmente dovrebbe recuperare, anche perché è piena di queste cose. E infatti, guarda, in modo un po' provocatorio abbiamo voluto scrivere mercati fuori controllo. Intanto ti chiedo se in questo momento è una definizione che tu ti senti un po' di sposare. Tu hai detto è un anno sicuramente molto diverso rispetto al 2021, che potremmo un po' archiviare come abbiamo spesso fatto, l'anno dei record, e tu li hai ricordati, a partire da quelli dell'S&P 500, ma insomma anche il nostro indice appunto ha riportato sicuramente numeri molto molto importanti. Quindi mercati fuori controllo adesso, e soprattutto come investire. Hai già citato i comparti che in qualche modo in questo momento sono in superficie. Ti chiedo anche, insomma, abbiamo citato Blink Concept, qual è un po' la mission della società, che poi si riaggancia proprio all'asset management, agli investimenti, a aiutare, no, gli investitori a capire come muoversi nel mercato. Ecco, facciamo un discorso complessivo per poi magari andare un po' più nello specifico di quelli che sono gli asset un po' caldeggiati in questo inizio 2022. Ma allora, per iniziare, quello che abbiamo visto nel primo mese di gennaio è stato uno dei mesi più volatili degli ultimi anni, a eccezione della pandemia di marzo 2020. Diciamo, la volatilità l'ha fatta da padrona. In assoluto avevamo degli swing altissimi, quindi movimenti intraday di un paio di punti percentuali, come non si vedeva da tantissimo tempo, anche perché i mercati tendenzialmente quando salgono, salgono piano piano senza destare rumore, quando invece scendono praticamente si scende, come si dice, si sale per le scale, si scende per l'ascensore sui mercati. Adesso il mercato penso che abbia fatto il movimento abbastanza violento di discesa, ha recuperato circa un 50% dalla discesa di questo movimento. Adesso io mi aspetto un movimento interlocutorio, ma con un aspetto che mi fa pensare che i mercati potrebbero continuare a recuperare ancora un po' di posizioni, è la volatilità, che è scesa significativamente. La volatilità ha toccato tra parentesi un valore molto elevato, e quando lo ha fatto in congiunzione con certi livelli di prezzo, il mercato equity ha proprio oggi JP Morgan, un capo strategy JP Morgan, riportava questa situazione con questa volatilità che ha toccato i livelli di qualche settimana fa, il crollo di adesso. L'S&P dovrebbe essere visto al rialzo, ma infatti io continuo a ritenere che quest'anno si debba comprare equity, soprattutto i bond hanno già fatto performance pessime. Da inizio anno la vera bolla, come sempre, insomma, era sui bond più che sul mercato azionario, privilegiando i settori di cui abbiamo già proprio detto poc'anzi, quindi energia, finanziari, assicurativi, industriali, ciclici, che stanno facendo molto bene, con performance addirittura differenti di performance del 40-50% da inizio anno rispetto alla tech, e dovrebbe favorire un pochino il mercato italiano. Questa è la view, ma chiaramente l'asset che sta facendo un po' meglio di tutti in assoluto sono le commodities, le materie prime, in particolar modo l'energia. Ahimè, ci accorgiamo sia la pompa di benzina sia la bolletta della luce. Ma un po' tutti i governi stanno cercando di intervenire in Europa, questo senza che scoppi la guerra in Ucraina, e nonostante questo il petrolio si è un po' calmato adesso, è $89, ma segna oltre 15 punti percentuali solo da inizio anno. Ma un po' tutte le materie prime stanno volando sulla scorta della grande della domanda dal punto di vista economico. Quest'anno anche vista, dovrebbe esserci una crescita di 4,2-4,4 in Europa, 3,5, 3,7 in però, America. Però esatto, certo, le previsioni sono assolutamente positive, però se non riparte l'offerta, no? Perché poi è quello, cioè la domanda c'è perché si vuole ripartire, ma se poi non c'è, non si riesce a rispondere a tutti, i prezzi continuano a salire. È un po'. Eh sì, proprio quello il problema. Esatto.
Infatti, dato l'inflazione dovuta, c'è l'inflazione dove è dovuta a due elementi, da offerta prevalentemente, perché non ci sono, appunto, proprio oggi è uscita la notizia su Financial Times che Toyota doveva ridurre la produzione dei veicoli automobilistici perché non riesce a trovare i chip per produrre. Certo. Quindi questo chiaramente crea, chiaramente spinge sull'acceleratore dell'inflazione. Poi abbiamo l'inflazione della domanda, chiaramente l'economia che spinge, però quello che mi preoccupa, secondo me, queste sono due cose che dovrebbero tendere a scendere da aprile-maggio, dove è previsto il picco dell'inflazione un po' da dovunque, sia in Europa che in America, da lì dovrebbe iniziare a discendere. Il problema però questa volta, lo sottolinea bene l'articolo dell'Economist, che stanno salendo i salari, la spirale salariale che è sempre stata compressa negli ultimi 20 anni, molto a causa della globalizzazione. Sai, i prezzi delle materie prime sono dettati da domanda e offerta, la domanda dell'economia tendenzialmente ha fatto un picco, adesso dovrebbe tendenzialmente scendere, sono due elementi che dovrebbero portare l'inflazione a scendere, ma quando salgono i salari, quello è il problema serio, perché i salari non li puoi poi far scendere, non è che domani oggi ti No, faccio no. l'aumento salariale, domani ti taglio il salario, se lo tagli perché l'economia va male e quindi quella vuol dire che è deflattiva per l'economia, quindi è fortemente negativa, quindi il problema del salario potrebbe rimanere e l'inflazione, almeno secondo le minute della Fed, è prevista al di là, molto al di là delle attese di quello che sono i target della Fed, della Banca Centrale Europea, tutto il 2022 e anche buona parte del 2023. Permettimi una battuta sul discorso del comparto obbligazionario che tu prima hai citato giustamente analizzando l'azionario e l'obbligazionario. Potrebbe dare dei buoni spunti sempre che le parole delle banche centrali europee non vadano ad affossarlo. Insomma, abbiamo visto quello che è accaduto almeno sulla battuta iniziale, insomma, la settimana scorsa, dopo le parole di Christine Lagarde. Diciamo che il mercato, come sempre, è andato a tastare veramente il terreno, non ha creduto alla Lagarde, la quale sosteneva fino all'ultimo meeting di dicembre che non ci sarebbero stati nessun tipo di rialzo dei tassi di interesse, perché l'inflazione è sotto controllo. In realtà l'inflazione non è sotto controllo, assolutamente, sono molto indietro la curva sia la BCE che la Fed. In Inghilterra hanno già alzato i tassi due volte, la prima volta che ha alzato i tassi dopo due meeting, uno consecutivamente, la Banca Centrale Europea non accadeva dal 2000, la Banca Centrale Inglese non accadeva dal Ah sì, 2004, esatto, due rialzi erano consecutivi, certo. consecutivi, da 0,1 a 0,5, hanno alzato prima di 0,15, poi di 0,25, quindi 15 basis point per 25 basis point, i tassi sono tornati a 0,5 in Inghilterra, e sta cercando di frenare un'inflazione che è prevista ad aprile al 7,25%, Londra già non era, diciamo, non era cheap prima, adesso è diventata ulteriormente costosa, importano tutto poi gli inglesi, quindi ecco un altro elemento, però diciamo il mercato è andato a vedere, come si dice in gergo, le carte della Lagarde, Lagarde ha dovuto ammettere che forse anche in Europa arriveranno dei rialzi dei tassi. Ricordiamo che in Europa i tassi sono negativi di meno 0,5%. Il mercato al momento sta scontando addirittura forse due possibili rialzi dei tassi per portarli a zero entro la fine dell'anno. In America però già se ne scontano quattro, c'è qualcuno che dice forse anche sei o sette, come il CEO Jim Dimon di JP Morgan. Eh sì, 6 o 7, esatto, siamo arrivati a 6 o 7, figuriamoci un po' se preoccupano i canonici 3, no, che erano stati preventivati, immaginiamoci 6 o 7. Allora Angelo, per chiudere il cerchio, visto che stavamo parlando anche di Londra e delle decisioni appunto della Bank of England, sul fronte del Forex, allora il mercato è dollaro-centrico, chiaramente che rapporto abbiamo adesso tra dollaro e sterlina? Quali sono insomma le vostre previsioni? La sensazione è che la sterlina ha recuperato bene da qualche mese da questa parte, molto nei confronti dell'euro, era arrivata a 1,20, viceversa, quindi era sceso sotto il 0,83 per qualche giorno, adesso è 0,345, 1,35 stabile nei confronti del dollaro, spinto anche su livelli più elevati negli ultimi giorni, poi chiaramente leggermente corretto. Movimento secondo me sarà laterale per le valute, non vedo un dollaro estremamente forte. Il mercato, come sappiamo, anticipa
si basa sulle aspettative, non su quello che effettivamente avverrà, perché il mercato già sconta poi alcune decisioni. Quando non te l'aspetta, deve riprezzare tutto, come ha fatto quando ha parlato la Lagarde. Non ci aspettavano che aprisse la porta a possibili rialzi, lo ha fatto, e quindi il mercato si è dovuto riprezzare, spingendo al rialzo l'euro. Io continuo a vedere forza di sterlina, più che altro perché la sterlina è qui la banca centrale molto aggressiva, già alzato 2 volte rispetto alle altre banche centrali, che per adesso la Fed alzerà sicuramente a marzo, però insomma la banca centrale inglese ha già aperto le porte ai rialzi, ben 2 rialzi nell'arco di 2 mesi. La sensazione è che la sterlina sia comunque da preferire rispetto sia al dollaro sia all'euro, per un fatto molto banale: il differenziale dei tassi di interesse che dovrebbe spingere la banca centrale inglese a stare avanti sui tassi rispetto sia agli americani, ma soprattutto rispetto agli europei. Ok, senti Angelo, ma ti saluto, ma prima ti chiedo una cosa, ma la Brexit che fine ha fatto? Cioè, ovviamente sappiamo che è andata in porto, ma intendo dire, non si è più parlato di quelli che sono gli effetti, che poi erano la cosa più importante, no, da andare a definire, perché abbiamo seguito tutta la soap opera e la saga, non so come la vogliamo chiamare, e però poi adesso, complice anche purtroppo il fatto che ci sia stata la pandemia, di Brexit non si è più parlato, o per meglio dire, noi ne abbiamo sempre un po' parlato, ma a livello di massa è un termine che è andato un po' in disuso, ecco, diciamo È così. vero, è vero. Sì, come hai detto tu, diciamo che i giornalisti si concentrano su altre cose. In realtà, guarda, proprio stamattina a Bloomberg è uscito con un articolo quasi in prima pagina sulle conseguenze della Brexit. E Ecco. sugli effetti sui porti di Dover, di Calais, faceva un costo proprio di come la Brexit stia sensibilmente pesando. Non se ne parla molto, ma c'è un'analisi molto attenta di Bloomberg su come effettivamente la Brexit stia pesando sensibilmente sulla velocità dell'economia inglese, sui costi che devono affrontare soprattutto le piccole e medie società che non erano preparate e hanno molti red tapes. Tu pensa che fare un esempio banale, dei miei amici mi hanno spedito 2 bottiglie di vino del valore di 70-80 euro dall'Italia, io dovrei pagare 30 sterline di tasse alla frontiera. Beh, non ha senso, ovviamente, glieli rimando indietro. Quindi ci sono state piccole cose che la gente dà per scontato, poi il problema è quando si trova a viverle ti cambia molto la vita, no? Quindi molte società italiane non esportano più in Inghilterra perché non gli conviene, e c'hanno costi significativi adesso molte società. I costi sono ribaltati sul consumatore finale, quindi la tentazione è che fin quando l'economia, sai, sta tirando per grazie alle banche centrali, politiche espansive, e rimane un po', diciamo, soppressa il tema Brexit in qualche modo, quando poi in realtà si verrà a fare i conti su tutti i giorni che arriverà prima o poi il re d'azione, Bloomberg ci sta già calcolando i costi della Brexit. Diciamo che non è particolarmente diciamo, simpatico vedere questi costi, soprattutto le piccole società che soffrono, anche perché comunque l'Europa è il principale partner dell'Inghilterra, Certo, ovviamente. è certamente, certo. Beh, ripeto, noi bene o male abbiamo cercato sempre di stare aggiornati, però poi si perde un po' il discorso quando si affrontano solo determinati Hai argomenti, però. ragione, anche poi Londra comunque è la settima città È italiana in appunto, termini di popolazione, ma. tantissime società esportano. Il prosecco è stato un successo. Io sono arrivato 13 anni fa a Londra, non si beveva prosecco da nessuna parte. Adesso, negli ultimi 10 anni, cioè il prosecco come vendita a Londra è volato Eh beh, oh, i letteralmente, rapporti soprattutto il Regno commerciali, Unito. sono quelli, non è che assolutamente Pazzesco, sì. pazzesco. Angelo, grazie anche per questa specifica, ma ci torneremo, spero e mi auguro. E intanto ti ringrazio molto per questo collegamento. Angelo Ciavarella, presto sulle fonti TV. Grazie mille, un saluto a tutti, buona giornata Emanuela e buon trading a tutti voi. Alla Grazie, prossima. Angelo, grazie mille.